Ciao a tutti, siamo qui all'Oniros Film Awards in compagnia di Lorenzo, che è un regista di un cortometraggio che si chiama Là dove c'è troppa luce. Sì. E adesso mi facciamo qualche domanda riguardo questo prodotto. Ci puoi dire di cosa parla, di che genere è e di che cosa parla il tuo cortometraggio? Allora, il cortometraggio è un noir romantico e la storia è molto semplice, si svolge tutto in una notte all'interno di un pub, un bruttissimo pub di periferia di Milano che si chiama Circle. E in questo pub si incontrano due Sconosciuti. sconosciuti. Lei è un'attrice, o comunque vorrebbe fare l'attrice, ha fatto solo pubblicità, vuole fare anche cinema. Lui è un ex fotografo, ma nasconde un segreto, e questo segreto poi viene fuori a metà del film tramite una gaffa che fa lei, e questa cosa li aiuterà a conoscersi meglio e dare un senso alle loro esistenze in qualche modo. Ok, quindi sono due estranei che comunque trovano un appiglio per potersi conoscere ed esplorarsi a vicenda. Sì. Quindi è una tematica di comunicazione quella che vuoi spiegare in questo cortometraggio, la difficoltà o la facilità, non so, del comunicare tra Diciamo estranei. che il terzo personaggio è la città di Milano. In qualche modo, secondo me, Milano come città privilegia l'apparenza, privilegia il conoscere le persone, muoversi. E quindi quando due sconosciuti solitari si incontrano e riescono finalmente a comunicare, Sì. lei comunica troppo e poi riuscirà ad asciugare successivamente. Lui invece comunica poco e dopo riuscirà a confidarsi con lei. Poi c'è un altro quarto personaggio che è il cane di lui, ma quella è un'altra storia. Un cane, immagino non abbia molte battute. No, no, però è fondamentale. Il titolo, mi dicevi prima, il titolo Là dove c'è troppa luce può avere diverse interpretazioni, Sì, non sì. solo a livello della storia, però volevi dire cioè, sono piccole citazioni che fai qua e là. Allora, il più banale è legato appunto a Milano, perché Milano è una città che in notturna c'è veramente tantissima Sempre luce. illuminata a È comunque giorno. verde anche simbolica come cosa, sembra veramente illuminata al giorno, è la luce delle star in qualche modo, dello showbiz. Poi il secondo motivo è una frase che dice lui, il personaggio principale, un ex fotografo, e in qualche modo è legato a qualcosa che riguarda la storia, che ovviamente non voglio spoilerare. Va bene. Dicevamo che gli attori che hai scelto per fare questo cortometraggio, secondo me tu dirigi anche una scuola di cinema a Milano, nel laboratorio di Più che cinema. Certo, dirigo, sì, studio regia e produzione al Centro Sperimentale a sperimentale a Milano, Milano. che in realtà facciamo advertising cinema, documentari, però facciamo anche degli esperimenti come dei cortometraggi o dei piccoli E microfilms. Questa era questo. un'esercitazione di dialogo Ok. e doveva praticamente, da regole, svolgersi in 3 ore e mezza massimo. 3 ore e mezzo di Sì, riprese. 3 ore e mezzo di riprese. Noi abbiamo girato 2 scene, 9 pagine più o meno di copione, girate soltanto in 3 ore e mezza, un Sì. interno e l'esterno del pub. Poi ci sono state altre scene che ho aggiunto, in altre serie, in altri momenti, e ho completato la storia, diciamo. Però la regola era questa, perché noi facevamo molta preproduzione, abbiamo fatto il casting, i due attori sono Marco S. Bellocchio, un omonimo più o meno, e Roberta Rigano, e sono stati scelti tramite un casting lungo, e poi successivamente, insomma, si è fatta preproduzione, si è arrivata alla produzione. In qualche modo è un modo, nelle ristrettezze, di far lavorare in un certo modo con Ottimizzare le le risorse. reference, ottimizzare le risorse. Ok, mi dicevi, facendo prima delle chiacchiere come abbiamo fatto con gli altri filmmaker, volutamente tu hai usato delle inquadrature con color correction diversa o addirittura certe inquadrature che possiamo definire sbagliate da un punto di vista classico, ma che hanno un significato preciso nella storia. Sì, non è un virtuosismo, se ho mischiato generi e stili di ripresa, perché il personaggio principale, in qualche modo, ci sono delle riprese girate con un'altra camera, che è una Sony A7S, mentre la camera principale è una Sony F5, quindi anche proprio pasta diversa, sensori diversi, Sì. ed è un po' la soggettiva sia del protagonista sia dello spettatore. Ha una color differente e c'è un motivo per questo, così come ci sono delle inquadrature diverse a seconda del momento. Quindi quando loro sono seduti ci sono delle inquadrature in cui non comunicano fra di loro con l'aria Ok. sbagliata, quando comunicano le inquadrature si aggiustano. Ok.
okay. Cose di questo tipo qua. Insomma. Quindi comunicare anche dal punto di vista visivo il disagio, oppure invece l'essere a proprio agio con una persona. Sì, sì. O il movimento, lo spostamento, cioè passo da sempre la camera a mano, però la camera a mano morbida all'inizio, una camera a mano un pochino più violenta in altri flashback, e questo anche perché ho mischiato molti generi in alcuni momenti. Sembra un cortometraggio davvero molto interessante da vedere sotto diversi punti di vista che possono essere analizzati con gusto. Prossimamente hai qualcosa che bolle in pentola, qualcosa che si può rivelare ovviamente? Allora, diciamo che in qualche modo mi piacerebbe completare una sorta di trilogia che sto provando a fare, che riguarda questo cortometraggio dove c'è troppa luce, il protagonista, sì. Un altro personaggio di un vecchio corto del 2015 che era un omaggio al duel di Spielberg, si chiama City Duel, e collegarli insieme, metterli insieme in un altro action movie. Okay. Poi mi piacerebbe fare anche altri progetti, sto cercando di trarre da un racconto di un mio amico un altro noir, sto cercando di scrivere delle cose sempre nel genere, ma cercando un po' di mischiarli e trovare delle strade diverse in qualche modo, perché penso che in generale in Italia questa cosa si possa fare, la si possa fare anche bene. Lo abbiamo dimostrato negli anni 70, non c'è solo il cinema d'autore, ma il cinema di genere ci dice anche molto di più. Ah sì, sì, sì. Speriamo che ci sia una rinascita davvero nel cinema di genere italiano che... ultimamente però vedo dei segnali incoraggianti. C'è un risveglio, mi sembra bello. Sì, vedo dei segnali incoraggianti. E tra l'altro immagino che essendoci una location sola praticamente, sì, che questo, flash, è questo locale. Che poi è tutto ricostruito al centro sperimentale in realtà. Benissimo. E quindi comunque è possibile fare un prodotto che comunque partecipa a un festival, questo vuol dire che ha delle qualità molto buone, partendo da una sceneggiatura che una persona magari non è esperta potrebbe dire semplice, perché due persone sedute a un bar, poi escono, poi ci sono altre cose, sembra una cosa banale, ma invece attraverso i dialoghi, attraverso le sensazioni che vuoi comunicare, può diventare e diventa, come nel tuo cortometraggio, è una sperimentazione, da centro sperimentale abbiamo fatto bene, sperimentazione molto bene. Ti ringrazio ora del tuo tempo. Grazie a te. E ci vediamo sul grande schermo questa sera.